buongiorno al nostro grande e immenso Giuseppe Bortolussi, presidente della CGA di Mestre. Buongiorno. Allora, buongiorno, che cos'è questa notizia che stanno crollando le entrate? Se lo immaginava, sì, perché l'ha detto, ma qual è la proporzione? Ma la proporzione è che stiamo avanzando nella palude e forse siamo convinti che finisca presto. No, invece questo non è altro che la conferma. Questo meno 6,8 di entrate sull'IVA da gennaio a maggio del 2013 rispetto allo stesso periodo del 2012 certifica un fatto: siamo entrati in quella che si chiama la trappola della liquidità, cioè siamo in piena depressione, continuano a calare i consumi, perché non è che è questione dell'aumento dell'IVA, come dice qualcuno. L'aumento dell'IVA non fa altro che rafforzare, e noi siamo per evitarla, lo sai bene, l'abbiamo detto in tutte le solfe, non solo non si doveva aumentare dal 20 al 21, ma non si dovrà aumentare dal 21 al 22, perché sarebbe esiziale. Però è la crisi, cioè la gente non consuma perché ha paura. Il primo effetto è che si tiene i soldi in tasca, e questo è la preferenza per la liquidità. Cioè, Bortolussi, quant'è il 6,8? Perché magari qualcuno potrà pensare non è tanto, 8, è tantissimo. Sì, sì, sono 2 miliardi, 8 di entrate. Vuol 2 miliardi, che 8 metà, di entrate. Metà di quello di cui si sta discutendo, metà dell'IMU per la prima casa, è stata già bruciata dal crollo. Bravissimo, ma è stata bruciata soprattutto l'entrata per l'IVA. Ma qualcuno potrebbe dirti: proprio perché mancano i 2 miliardi e 8 non si può togliere l'IVA, ma vai ancora più dentro nella palude e ti infossi ancora di più. Allora il problema è che, tra l'altro, negli scambi interni è mancato il 3,6, cioè 1 miliardo e 2, e attenzione, dall'import, che è quello che ci sta salvando, che è diminuita l'IVA del 22,4. Perché ci sta salvando? Perché non importiamo più merci da fuori e consumiamo quelle da dentro, ma anche i consumi interni sono calati. Ti ricordo che l'anno scorso sono calati del 4,3%, che è tantissimo, e del 13% i beni, diciamo, durevoli, i frigoriferi, gli arredamenti, le macchine, le moto. Allora il problema vero è questo: se noi non andiamo fuori da questa palude che si chiama trappola della liquidità. Perché? Perché vedi, il governo continua a insistere, alcuni progetti, per esempio il lavoro ai giovani, e ci mette dei soldini. Ma qual è quell'imprenditore che assume una persona in più se non è sicuro di vendere le proprie merci? Assumeranno quei pochi giovani, grazie all'incentivo, quelli che hanno già intenzione di assumere, ma gli altri no, perché nessun imprenditore, proprio questa è la trappola della liquidità, nessun imprenditore investirà se non è sicuro di guadagnare, anche se i tassi sono bassissimi, i tassi di interesse, anche se le banche ti dessero i soldi, ma non te li danno. Allora il problema vero è questo: come si fa a uscire da qui? Ci vuole uno shock che favorisca i consumi, rilanci i consumi, perché solo grazie ai consumi quella piccola impresa, quella di sotto dei 20 addetti, che è il 98% di tutte le imprese, che occupa il 60% dei lavoratori, solo così si riprende, perché la piccola impresa vive soprattutto di mercato interno. Quindi se noi rilanciamo i consumi interni, rilanciamo tutta l'economia. Dove trovare i soldi? È la domanda che mi volevi fare? Sì. Allora, ascolta, dove trovare i soldi? È meglio continuare sulla strada di indebitarsi, ma di rilanciare l'economia, perché quando il PIL cresce trovi i soldi per ripagare i tuoi debiti. Se come adesso, quando è entrato in carica Monti, il debito PIL era 120% e adesso è arrivata circa al 130%, senza contare i debiti commerciali, perché anche questo è un bel capitolo. Se noi invece di dare 20 miliardi all'anno alle aziende che li avanzano, e secondo il mio calcolo, se vuoi rispiego anche come l'ho fatto, sono 120 miliardi, se noi accelerassimo, ne dessermo 30-40, dove li troviamo? Tagliando certe spese improduttive, se occorre anche indebitandosi, ma grazie a questo daremo uno shock positivo ai consumi. Perché vedi, le imprese aspettano i loro soldi, sono debiti scaduti, per i quali le imprese hanno già pagato gli stipendi, i salari, hanno pagato l'IRPEF sui salari, hanno pagato i contributi previdenziali e luce, acqua e gas ogni 2 mesi. Bene, questi stanno aspettando i loro soldi. Se è vero quello che diciamo noi, che sono 120 miliardi che le aziende avanzano dallo Stato, a 20 miliardi all'anno l'ultimo riceverà i soldi nel 2018, te lo immagini? Bene, no, invece, no, questa è una follia. Ma è così, vedi, la gente non riflette, lo Stato dice siamo bravi,
Monti si prende i meriti, Letta dice è una mia preoccupazione e io do atto di questo. Però non riflettono sul fatto che l'ultimo, rispetto a debiti già scaduti, ripeto, già scaduti, devono aspettare, qualcuno deve aspettare fino al 2018. Come fa? O fallisce o muore. Cioè, questo è ma quel qualcuno potrebbe che esserci un'ulteriore flessione. Cioè, quello che stiamo dicendo lo rende quasi automatico, se è vero questo ragionamento. Cioè, potrebbe esserci un'ulteriore flessione del gettito IVA con ma l'aumento. Sì, ma siamo in piena depressione. Sto cercando di dare tessere di un mosaico. L'altra tessera è il PIL. Il PIL sta calando, ma non dell'1, 2, 1 e 3, come si diceva all'inizio dell'anno. Il calcolo parla ormai tra l'1 e 8 e il 2. Siamo vicini al 2,4 del 2012. Al 2,5. Cioè, quando cala il PIL vuol dire che cala quello che tu prendi, cioè i soldi che guadagna la gente, il reddito. Mi spiego? Bene, se cala il reddito, cala anche l'IRPEF, cala anche l'IVA, perché la gente, siccome ci sono sempre più disoccupati, altro dato che ti fa capire, mi spiego come è fatto questo pazzo. Cioè siamo al 12% e forse crescerà anche di più. Allora il PIL che cala, i consumi che calano, la disoccupazione che cresce, dice qualcosa a qualcuno? Qualcuno dice ma non muoiono, mi spiego? A parte che qualcuno ci muore anche, ma non voglio fare demagogia, va bene non muoiono, ma perdiamo tanto tempo nello sviluppo, quel giovane che si affaccia adesso al mercato del lavoro probabilmente resterà un sottoccupato per anni, quello che viene adesso lasciato a casa non è detto che possa riciclarsi e trovi un lavoro di uguale, mi spiego, entità, di uguale stipendio di quello che ha adesso. E tutto perché? Per questo malinteso senso del rigore, mi spiego, per cui austerità, per cui si crede di sanare il buco grazie all'austerità. Beh, ci sono degli studi molto autorevoli, uno te lo cito, di Paul Krugman, premio Nobel dell'economia del 2008, che dice se tu tagli la spesa pubblica di 100 miliardi, probabilmente il risparmio che avrai sarà di 50. Quindi non è vero che tagliare fa bene, da questi studi si dimostra di no. Allora, tagliare deprime. Sembra una contraddizione, perché da un lato dico bisogna spendere di più e dove troviamo i soldi, dall'altro dico bisogna tagliare la spesa, però quella improduttiva, quella sbagliata, quella che premia solo alcuni. Cioè voglio dire, c'è l'imprenditore che aspetterà i suoi soldi fino al 2018, e io non ce l'ho, cerca di capirmi, non lo dico, però c'è chi ha il posto sicuro e pensa alle ferie, c'è chi invece pensa a come riuscire ad arrivare a fine dell'estate. Quindi c'è una certa ingiustizia di base. I soldi questi imprenditori li dovrebbero avere, e avendoli farebbero il bene del paese, perché li spenderebbero. Allora io dico, attenzione, c'è tanta spesa improduttiva in Italia, spesa sbagliata, ci sono 810 miliardi di spesa, una parte dei quali è aggredibile perché è abbastanza inutile. Mi spiego? Quando scopri che certi appalti costano il doppio o il triplo, come è successo uno scandalo recentemente a Venezia, no? Sul Mose, cioè, tu scopri che facevano gli appalti a tre volte il valore, e allora capisci che quella è spesa improduttiva, quella la paga lo Stato. Ce ne sono delle altre che non sono, che sono date dalla corruzione, ma sono date anche dal fatto che c'è troppo personale in certi posti e meno in altri. Dettagli i tribunali, perché il personale tra l'altro è mal distribuito nel paese. Quindi adesso non voglio esagerare, buttare tanta carne al fuoco, fatto sta che c'è una parte della spesa improduttiva che bisogna tagliare, perché sono necessari investimenti per ripartire, sono necessari anche del dare qualcosa ai cittadini, soprattutto ai disoccupati, cosa, perché consumino, altrimenti noi andiamo sempre più giù. Io all'inizio di questa crisi, ancora 4-5 anni fa, citavo il Giappone degli anni 90 e la gente mi guardava male, come diceva, ma cosa c'entra il Giappone? Bene, il Giappone era l'esperienza da cui dovevamo imparare e nella quale adesso siamo caduti nella stessa trappola. Per uscirci ci vogliono tanti tanti anni, naturalmente oltre a che le colpe del nostro governo che risalgono al passato, alle cose non fatte, mi spiego, vedi appunto il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, ci sono anche le colpe dell'Europa che ha una visione dell'economia molto rigorista, dice no, il rigore ci salverà. Beh, non mi pare. Ma bene, l'anno prossimo cresceremo. Sa quanti anni di crescita ci vorranno per recuperare la perdita di questi anni? Ma più di 10, 15 per recuperare.
È un disastro. Speriamo di sentirci con notizie migliori. Grazie a Bortolussi. Ho la pubblicità. Speriamo di poter commentare qualcosa di meglio alla fine di quest'estate. Sì, grazie. Lo faremo. Buongiorno. Io sono ottimista. Pubblicità e torniamo qui in studio con Roberto Corradi. Teleselezione.